Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura ci occupiamo di sanità. Una delegazione della struttura commissariale di supporto al generale Figliuolo oggi ha visitato il Covid Hospital di Pescara per verificare i lavori per il potenziamento della rete ospedaliera. E riguardo i conti della sanità non in ordine, l'assessore regionale Verì ha dichiarato che l'ente ha richiesto ulteriori fondi al Ministero. Il servizio di Giuseppe Dintino. I collaboratori del generale Figliuolo oggi sono stati in Abruzzo per controllare i lavori sulla rete ospedaliera. Recentemente il Covid Hospital di Pescara è stato ampliato aggiungendo 66 posti letto in terapia intensiva e 92 in subintensiva. La delegazione della struttura commissariale si è complimentata, ha dichiarato l'assessore Verì. La struttura commissariale si è complimentata per i risultati raggiunti e soprattutto sta prendendo atto di tutte quelle innovazioni, sia da un punto di vista strutturale, sia da un punto di vista di strumentazione che tutte le nostre ALS hanno messo in atto. Questa mattina visiteranno la ALS di Pescara e la ALS di Chieti. E a seguito della richiesta alle ASL da parte della Regione di presentare il piano di rientro, l'opposizione va all'attacco sui conti della sanità. I conti non sono in ordine nemmeno nelle altre regioni, si difende la Verì. Aspettiamo che arrivino risorse da Roma. Quando si parla di conti, di disavanzi, così come viene definito dall'opposizione, si parla proprio di quei fondi che abbiamo usato per l'emergenza urgenza, i fondi Covid, ed è un problema che viene presentato a livello nazionale, sui tavoli nazionali, in modo di avere quella risposta che va per tutte le regioni. Ci sono delle regioni che hanno usato i fondi europei per coprire quei disavanzi. Noi invece abbiamo chiesto una rimodulazione, quindi un'oscillabilità nell'anno precedente. Oggi chiediamo un aumento dei fondi del sistema sanitario proprio per gestire questa emergenza. E proseguiamo con il nostro giornale. Ora la cronaca: alcune persone durante la messa in una chiesa di Pescara avrebbero intimato ai fedeli di togliersi la mascherina. È intervenuta la polizia che, in seguito ad una colluttazione all'utilizzo dello spray al peperoncino, ha arrestato un uomo. Sentiamo. Tensione in chiesa tra polizia e alcuni cosiddetti no mask. È successo ieri a Pescara. Durante la messa delle 20 nella Basilica della Madonna dei Sette Dolori, un uomo avrebbe minacciato il prete e intimato ai fedeli di levare la mascherina. Al rifiuto dei parrocchiani, l'uomo sarebbe tornato in compagnia di una ventina di persone che all'ingresso della chiesa si sarebbero opposti al controllo da parte di 4 poliziotti intervenuti. Ne è scaturita una colluttazione durante la quale le forze dell'ordine hanno deciso di utilizzare lo spray al peperoncino. In seguito alcuni agenti si sono recati al pronto soccorso per le contusioni riportate. La tensione infatti si è alzata nel momento in cui i soggetti in questione avrebbero provato a sottrarsi alla polizia cercando un'uscita secondaria attraverso la sacrestia. Una delle persone ha provato a tirar fuori la pistola dal cinturone di un poliziotto, ha dichiarato il questore Liguori. A Pescara abbiamo garantito la libertà di manifestare, sono alcuni mesi che avvengono delle manifestazioni pacifiche, dobbiamo sottolinearlo. Ultimamente si sono verificati alcuni episodi e ieri abbiamo avuto un livello francamente che non ci aspettavamo, di un salto di qualità sotto questo aspetto. La protesta è stata sedata con l'arresto di un pescarese. Altre 6 persone tra i 30 e i 40 anni, 3 del pescarese e 3 del chietino, sono state denunciate e ora si sta procedendo all'identificazione degli altri componenti del gruppo. Tra coloro senza ancora un volto, colui che avrebbe provato a sottrarre l'arma al poliziotto. Le denunce sono per resistenza, lesioni aggravate, turbativa della funzione religiosa e rifiuto di indicazioni sulla propria identità. L'episodio è sintomo di una tensione crescente e trasversale all'interno della società, a Pescara come nel resto d'Italia, che negli ultimi giorni ha portato migliaia di persone da nord a sud a scendere in piazza contro le ultime restrizioni anti-Covid imposte dal governo. La libertà di manifestare è garantita a tutti nelle forme consentite dalla legge. In questo caso abbiamo delle persone che hanno dei convincimenti personali che tendono a far sì che questi convincimenti vengano estesi poi al resto della collettività.
un'attività che ha un convincimento esattamente contrario a loro, quello di indossare i presidi come stiamo facendo noi tutti in questo momento, soprattutto nei luoghi chiusi, per tutelare la salute pubblica che è garantita dalla Costituzione anche questa. Andiamo a Teramo adesso. Dal 30 di settembre al 2 di ottobre si svolgerà all'Università il quarto forum internazionale del Gran Sasso. Saranno presenti i ministri Bianchi e Messa, il sottosegretario di Stato Vaticano Pietro Parolin, oltre a 17 rettori delle università africane. L'evento, promosso dalla diocesi di Teramo Atri, è considerato un evento speciale dalla presidenza italiana nell'ambito del G20. Sentiamo il servizio di Tania Bonnici Castelli. È considerato un evento speciale della presidenza italiana del G20. Si tratta del quarto forum internazionale del Gran Sasso, che si svolgerà all'Università di Teramo dal 30 settembre al 2 ottobre. La presenza di 17 rettori africani, dei ministri italiani Bianchi e Messa, del segretario di Stato, il cardinale Pietro Parolin, lo rendono davvero un'occasione unica di incontro e progresso comune. Il tema di quest'anno è allargare gli orizzonti della carità per una nuova progettualità sociale. Una visione coinvolgente e concreta, come spiega Monsignor Lorenzo Leuzzi, vescovo di Teramo e motore dell'iniziativa. Sono convinto che il mondo accademico della ricerca è chiamato a fare un passo in avanti, a dare uno slancio ulteriore, perché l'esperienza anche della pandemia, ma non solo, impone una nuova riflessione sulla capacità interpretativa della realtà. In questi tre giorni di riflessioni, il Forum Internazionale del Gran Sasso si snoderà attraverso 22 sessioni parallele, animate da oltre 300 relatori nazionali e internazionali, su diversi temi, tra i quali l'agroalimentare, i beni culturali, l'ambiente, la veterinaria, la medicina e la salute. Teramo al centro del mondo. Teramo cerca di esserlo sempre, al centro del mondo, con la sua università, piccola, che guarda il territorio ma ha una proiezione costante e continua a livello internazionale. Quindi torniamo al centro con il quarto forum del Gran Sasso, un evento molto molto importante, con numeri impressionanti. Ricordo soltanto la presenza di 17 rettori africani. Ribadisco la presenza, quindi, nonostante il Covid, quindi di nuovo i riflettori sulla carta di Teramo, sulla cooperazione per lo sviluppo, che sono uno dei nostri obiettivi più importanti, insieme al rilancio sia sociale che economico post-pandemico. Presidio stabile dell'ASL di Teramo all'Università per tamponi e vaccini in questi tre giorni di forum. Saranno garantiti così Green Pass ai rettori africani ospiti dell'evento. Ora andiamo nella Marsica, ad Avezzano. Roberto Verdecchia entra a far parte della squadra di governo del comune a guida di Pangrazio. Vediamo il servizio di Luca Pulsoni. Cambio della guardia in seno alla giunta del comune di Avezzano, ufficiale il rimpasto con il consigliere Roberto Verdecchia a subentrare a Lorenzo De Cesare, che resta in squadra per una collaborazione meno impegnativa ma pronto a tornare in prima linea per il prossimo futuro. L'avvocato Verdecchia, già in giunta nella precedente amministrazione di Pangrazio, si occuperà di ambiente, verde, arredo urbano, depurazione delle acque, riserva del Monte Salviano e transizione ecologica, un settore quest'ultimo dove con i fondi dell'Europa del Piano Nazionale alle riprese e resilienza si aprono spazi importanti per la città di Avezzano. Ci sono dei fondi che sono stati messi a disposizione da parte dello Stato centrale, che vanno chiaramente distribuiti di comune in comune, e va creata una struttura ad hoc per le idonee e le opportune richieste, con dei progetti che chiaramente debbano e possono portare a un rilancio della città di Avezzano come un rilancio delle altre città. Un rilancio da questo punto di vista porterebbe anche nuove persone e posti di lavoro soprattutto, e potrebbe far rilanciare la città. Io, al di là dei posti di lavoro, che dovrebbe essere una cosa concatenante e concomitante a queste vicende, spero di poter far rilanciare la città da un certo immobilismo che purtroppo c'è stato con il commissario. Chiaramente ha fatto quello che poteva fare, ma determinate cose sono state un po' tralasciate e abbandonate. Nei prossimi giorni
giorni prevista una revisione delle deleghe degli altri componenti della giunta comunale al fianco del vice sindaco Domenico Di Berardino. L'ingresso nella scuola di governo di Verdecchia apre le porte del consiglio comunale a Federica Collalto, consigliere di amministrazione del BIM in quota al comune di Avezzano, prima dei non eletti nella lista riformisti per Avezzano. Adesso una notizia che riguarda la scuola e le rappresentanze sindacali. Il congresso regionale dello SNALS CONFSAL, convocato in modalità telematica lo scorso 24 di settembre, ha confermato alla carica di segretario regionale Carlo Frascari, mentre sono stati eletti nella segreteria Maria Rosaria Lupi, Pamela Nardicchia, Domenico Di Donato e Nicola Mastrangelo per un direttivo rinnovato nelle persone e nell'impegno. A margine delle operazioni di voto e dei lavori congressuali, il massimo dirigente abruzzese del sindacato autonomo della scuola ha voluto esprimere la sua gratitudine a tutta la comunità SNALS abruzzese. E proseguiamo andando in piazza. Ieri infatti c'è stata la giornata di prevenzione della sordità con la campagna Nonno Ascoltami, tornata in presenza. Andiamo a vedere il servizio. Finalmente si torna in piazza, Nonno Ascoltami in tante città italiane, compresa Pescara, un'occasione importante per fare prevenzione. Senza dubbio, una giornata così bella di sole e di festa è la ricetta giusta, è il contesto giusto per affrontare un problema che troppo spesso è trascurato, perché sappiamo che il problema di udito isola, crea imbarazzo, crea delle barriere tra le persone, e questo oggi non possiamo più permettercelo, ce l'ha insegnato la pandemia, il lockdown, le mascherine, che oggi senza un buon udito perdiamo la relazione con i nostri cari e perdiamo anche un pezzo di vita. Ecco perché torniamo in piazza con gli ospedali, con gli esperti dell'udito che possano dare un consiglio, perché noi vogliamo parlare di questo senso così importante, prima di tutto ai tanti bambini che affollano anche quelle nostre piazze con lo sport, avete visto il basket, il rugby, le animazioni, perché in fondo noi parliamo alla famiglia intera. Attenzione all'udito, l'udito una volta perso non si recupera e questo è un tema molto importante, dobbiamo proteggerlo, e anche arrivati a una certa età, se non sentiamo bene dobbiamo intervenire, dobbiamo chiedere agli esperti cosa posso fare per essere ancora attivo, brillante. Ecco, questa è la missione di Nonno Ascoltami. Ogni giorno, leggevo, in Italia circa 30 persone scoprono di avere disturbi dell'udito. Sì, che quindi non sono solamente anziani per i quali è prevedibile, ma sono anche adulti e giovani, perché come dicevo noi siamo circondati dai suoni dei quali alle volte abusiamo, quindi pensare alla musica a volume molto intenso, quindi palestre direi anche, concerti e discoteche, ma poi anche l'utilizzo subdolo, questo direi che ognuno di noi fa per molte ore al giorno, mentre questo in passato non avveniva in questi termini, dell'utilizzo del telefonino e anche delle cuffiette. Ci sono giovani che passano ore con le cuffiette, questo, non si può pensare che l'orecchio umano non si lamenti o non si lamenterà in futuro dell'utilizzo di questi suoni. Stessa cosa al cellulare, una volta si telefonava, si comunicava, si diceva vengo, non vengo, ci vediamo, invece adesso al cellulare ore, 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 perché te lo porti dietro. Non si può pensare che l'orecchio umano non un giorno non presenterà il conto. Ed ora un'ampia pagina come ogni lunedì dedicata allo sport. Partiamo dal calcio di Serie C e dal Pescara, turno infrasettimanale di campionato domani sera con il Delfino di Scena a Gubbio. Quasi certo il forfè di Ingrosso, previste delle novità in attacco dopo le vittorie di Carrara e Pontedera, si punta al tris di successi esterni. Vediamo il servizio di Paolo Renzetti. Neanche il tempo di metabolizzare il pareggio casalingo con la Viterbese, che domani sarà di nuovo campionato con i biancazzurri di scena al Barbetti di Gubbio. Quella in terra umbra sarà la prima di un ciclo di partite, per così dire di ferro, che serviranno a capire di che pasta è fatta la formazione di Gaetano Teri. Dopo il match in terra umbra ci sarà infatti domenica prossima all'Adriatico la Reggiana e poi 8 giorni dopo il posticipo di Chiavari con la Virtus Entella. 3 partite che diranno molto sul futuro della compagine abruzzese. Il presidente Daniele Sebastiani volge lo sguardo ai prossimi 180 minuti di campionato. Sono altre 2 partite importanti che arrivano nell'arco di 8 giorni, 3 partite, quindi per fortuna noi abbiamo un organico abbastanza ampio, per cui il mister può anche cercare di fare un turnover in queste partite,
martedì c'è il Gubbio, formazione attrezzata, e poi domenica incontreremo la Reggiana che insieme al Pescara, al Modena, al Siena, all'Entella, sulla carta sono quelle che danno tutti per favorite, però abbiamo visto che le altre non sono sicuramente meno da questa. La gara con i laziali di sabato scorso ha confermato, se ancora ce ne fosse stato bisogno, delle difficoltà di questo torneo, dove non esistono squadre materasso e dove ogni domenica bisognerà lottare con il coltello fra i denti contro ogni avversario. Fino adesso abbiamo incontrato tante squadre che davano come squadre piccoline, invece sono tutte quante là davanti, che l'Ancona è là davanti, la Vispesaro ha vinto anche a Teramo, la Carrarese è anche lì, quindi voglio dire, purtroppo il campionato di Serie C è così, quindi passo falso sarebbe stata con la sconfitta, invece alla fine la squadra ha dimostrato di lottare fino alla fine e abbiamo portato a casa un punto che è importante. Per la gara di domani a Gubbio, Auteri dovrà fare a meno del difensore Ingrosso, oltre a Pompetti, Bocic e Chiarella. Scalpita per una maglia da titolare il difensore Cancellotti, mentre in attacco il trainer pescarese potrebbe cambiare in toto il reparto con Clemenza, Ferrari e De Marti candidati ad una maglia. Gubbio-Pescara avrà inizio alle ore 21. E a proposito di Serie C, è vigilia di campionato anche per il Teramo che domani alle 18 sarà di scena a Lucca. I biancorossi con 2 punti in 5 gare sono praticamente obbligati a fare risultato in terra toscana contro i padroni di casa che a loro volta dovranno riscattare la sconfitta con l'Ancona Matelica. Nel pomeriggio, nelle prossime edizioni del TG6, ascolteremo anche le parole del tecnico Diavolo Guidi che sabato insomma aveva commentato la sconfitta interna dicendo che non bisognava farsi prendere dall'ansia da risultato. Vedremo se nel prossimo turno Teramo riuscirà finalmente a sbloccarsi con una vittoria. Scalpitano per una maglia Viero e Cucurullo, l'assenza è quella di Fiorani, fermato dal giudice sportivo dopo l'espulsione proprio contro la gara, nella gara contro l'Imolese. Difficile l'utilizzo dall'inizio di entrambi gli attaccanti, Bernardotto sembra in vantaggio su Birligea considerando le 3 gare in 8 giorni, Guidi dunque dovrà valutare anche la tenuta fisica dei suoi e per questo è probabile anche qualche altra novità in formazione. Chiaramente tutti gli aggiornamenti nella prossima edizione del TG. Proseguiamo con il calcio, ma adesso lasciamo la C per scendere in Serie D. Dopo il successo all'esordio cade il Notaresco con il Trastevere nella prima davanti ai propri tifosi, KO meritato per il rossoblù apparsi in una giornata no. Vediamo il servizio di Roberta Di Sante. Esordio casalingo da dimenticare per il Notaresco che incappa in una giornata nera e rimedia la prima sconfitta in campionato contro un Trastevere che si rivela temibile novità del girone F. 2-0 senza storia per i romani che confezionano un gol per tempo e archiviano la pratica. Troppi errori per un Notaresco, solo copia sbiadita della formazione vista contro Fiuggi e Vastese in Coppa. La gara si apre al minuto 9 con un'azione personale di Monni che se ne va tutto solo e prova a superare con un pallone Toshiba, miracolo dell'estremo rossoblù che tiene a galla i suoi. Poi la sfera carambola sul palo, ma la palla era già uscita oltre l'out di fondo. Ancora Shiba sugli scudi al 18esimo, quando chiamato in causa sulla punizione di Milani ci mette i pugni. Prestazione opaca del Notaresco che soffre la maggiore vivacità dei laziali che passano meritatamente in vantaggio al 28esimo. Azione rocambolesca che prende il là dall'iniziativa di Proia. La sfera arriva all'ex Pescara Monni, conclusione telefonata, ma con Shiba a terra la sfera termina lentamente in fondo al sacco per l'1-0 ospite. I laziali potrebbero anche raddoppiare in 2 occasioni. Al 33esimo gran bordata di Proia e ancora bella risposta di Shiba. Passano 2 minuti e al 35esimo Milani recupera un buon pallone sulla tre quarti ma non riesce ad approfittare dell'errore della retroguardia rossoblù spedendo ampiamente al lato.
Nella ripresa il notaresco sembra partire meglio rispetto ad un primo tempo brutto. Al secondo Valentic prova da calcio piazzato, ma Semprini si fa trovare pronto. È solo un'illusione però per i rossoblù, perché dopo l'avvio è il Trastevere a tornare in cattedra e a farsi nuovamente pericoloso. Al 18esimo conclusione in diagonale di Proia dalla distanza, la sfera termina di poco fuori. Il notaresco è in balia dei laziali e non riesce a reagire. Proia è una spina nel fianco e al 22esimo chiama ancora all'intervento Sciba, poi la rovesciata di Giordani termina di poco alta. La punizione al 27esimo di Maio, che si infrange sulla barriera, è il segno che quella di oggi è una giornata no per i locali, che al 36esimo su contropiede incassano anche la rete del definitivo KO. Monni se ne va sulla destra, supera il diretto marcatore e trova l'assist perfetto per la testa di Squerzanti, che deposita in rete lo 0-2 che permette al Trastevere di conquistare i primi 3 punti stagionali. Tanti spunti di riflessione per un notaresco autore di una prestazione da dimenticare. Le parole di Epifani nel post-gara. Esordio casalingo stagionale con sconfitta per il Chieti, che non riesce a ripetersi dopo la vittoria di Nereto, cedendo l'intera posta in palio ad un ottimo Fiuggi. Vediamo il servizio di Sergio Zappalorto. Cade un generoso Chieti contro un ottimo Fiuggi, 0-2 pesante, maturato nel finale, con merito indiscutibile. La nostra dedica, non certo per il risultato, ma per la gran fede neroverde, va a Luca, il prof vicepreside d'oro dell'ITIS Lipsia Chieti, e a Valerio, che in foto tanto ha immortalato della storia teatina. Poi la curva, voce senza pause anche a fine gara, col fardello di un passivo che ci sta tutto. Gran cuore del Chieti nel primo tempo, ma i tentativi di Donatangelo al quarto, di Pietrantonio al 18esimo, di Fabrizia al 21esimo e di Akamadu al 24esimo hanno il marchio, in modalità diverse, della sterilità. Un Chieti comunque apprezzabile, il pubblico approva a più riprese, ma si capisce che i laziali hanno più qualità. Allo scadere Fall dà un primo segnale di forza. Atletico Terme organizzato e con spessore in ogni reparto, e in avvio di secondo tempo la gara ha un solo indirizzo. Il Chieti ci prova, ma lascia praterie, savane e deserti in ampia libertà. Ecco i rossi ospiti allora. Al quarto, pazzesco palo interno di Potenza, di nome e di fatto. Al quinto, Fall minaccia con un traversone. Al settimo si ripete con un tiro sventato da Fusco. 14esimo, a volo di nuovo Potenza alla Lautaro, da applausi ma alto. Risposta Chieti al 18esimo, Salvatore su punizione, mezzo brivido si fa per dire visti 30 gradi, poi Baldè ci prova inutilmente di forza. Chieti redivivo, ma a segnare al 32esimo, fortunosamente Gallinari, deviazione che beffa Fusco, 1-0. E appena 4 minuti dopo lo splendido raddoppio di Fall, che fa tutto da solo. Reazione povera di un Chieti privo pure del faro Viskovic. Al 45esimo, solo per la cronaca, Chiacchia evita un 3-0 che sarebbe francamente stato comunque eccessivo. Proseguiamo adesso con il nostro giornale, con la pagina dedicata alla Serie D. Dopo la sconfitta fra campionato e Coppa Italia con il Castelnuovo, arriva in terra marchigiana la prima vittoria del Pineto. Vediamo il servizio. Il Pineto riscatta il passo falso di domenica scorsa e vince a Monte Giorgio per 2-0 nella seconda giornata del girone F del campionato di Serie D. Gli abruzzesi si rilanciano grazie ai gol di Mininclerie e Cardella, lasciando invece i marchigiani a un solo punto in classifica. Una bella partita quella che va in scena al Tamburrini di fronte a un'ottima cornice di pubblico. Nel primo tempo, all'11esimo, momenti di apprensione per il portiere ospite Mercorelli, colpito da Spagna involontariamente. Il numero 1 abruzzese poi si rialza e prosegue il match, neutralizzando pochi secondi dopo il tiro di Donzelli. Al 13esimo ecco il vantaggio del Pineto. Mininclerie con il mancino trova il gol, complice il portiere Gagliardini, che commette però una papera colossale. Neanche il tempo di rimettere la palla al centro, che arriva il raddoppio. Al 17esimo infatti è Cardella di testa a infilare per la seconda volta il portiere montegiorgese, anche se l'azione in questo caso è viziata da un fallo netto commesso a centrocampo ai danni di De Meglio.
Il Monte Giorgio però reagisce subito, lancio di Misin per Perpe Pai, il numero 9 controlla il pallone e calcia, palla di poco a lato. Con le immagini girate da Francesco Marconi si passa alla ripresa. Il Monte Giorgio le prova tutte per riaprire la gara, senza mai impensierire seriamente la retroguardia del Pineto, che riesce a sventare ogni minaccia senza troppi problemi. L'occasione più nitida capita sui piedi di Perpe Pai, ma l'attaccante temporeggia troppo e sul più bello viene fermato da Bosco. Poco dopo Nardella fa tutto bene sul vertice destro, entra in area ma sbaglia il cross. Nel finale Cardella su punizione chiama il portiere alla deviazione in angolo. Poi di fatto non accade più nulla e gli abruzzesi festeggiano 3 punti meritati. Non va oltre il pari la Vastese di D'Addario che sul neutro di Agnone viene fermata sull'1-1 da un ostico Vasto Girardi. Risultato alla fine giusto per quanto visto nei 90 minuti. Vediamo. Dopo il pareggio di Fano, la Vastese non va oltre l'1-1 con il Vasto Girardi nella gara giocata sul neutro delle Civitelle di Agnone per via dell'indisponibilità dello Stadio Aragona. Un tempo per parte e alla fine divisione della posta che però probabilmente non soddisfa nessuno. Si gioca in un pomeriggio estivo di fronte a 400 spettatori circa. Al terzo minuto Ruggeri su punizione per gli ospiti mette a lato dai 20 metri. Pericolosissimo il Vasto Girardi all'ottavo con Ametai che in area tutto solo calcia addosso a Di Rienzo che salva, meglio i Molisani con la Vastese che si vede al decimo con Alonzi che trova la risposta di Carriero, ancora Vasto Girardi al 13° e ancora con Ametai che fallisce un'altra ghiotta opportunità mettendo il pallone a lato. Il sintetico del Civitelle e la velocità della squadra di Prosperi mettono in difficoltà i biancorossi di Fulvio D'Addario che non riescono a creare molto dalle parti di Carriero. Si assiste così ad una lunga fase di stanca con tanto gioco a centrocampo e portieri praticamente inoperosi. Nel finale di primo tempo al 43° punizione ospite di Ruggeri e respinta difettosa di Di Rienzo. Nella ripresa pronti via e ospiti in vantaggio al secondo con un'azione show di Ametai che supera i difensori della Vastese con irrisoria facilità e una volta in area batte Di Rienzo per il vantaggio del Vasto Girardi. Si fa dura per la squadra di D'Addario con gli ospiti che si vedono annullare al sesto il raddoppio con Guida per fuorigioco. Passano 3 minuti e Acunzo in area molisana tocca il pallone con la mano. Rigore che sembra netto con Giordano Di Matera che indica il dischetto e con Jonathan Alessandro che non sbaglia dagli 11 metri regalando il pari ai biancorossi. Al 15° triplo cambio nella Vastese con l'ingresso sul terreno di gioco di Agnello, Scafetta e Martiniello. La gara resta viva con le due formazioni che non si accontentano. Al 28° proprio il neoentrato Martiniello può approfittare di una indecisione della retroguardia molisana non riuscendo però a calciare nel modo migliore da ottima posizione. Si entra così negli ultimi 15 minuti di gara con tanto equilibrio e l'occasione mancata da Alessandro al 49° con la correzione in rete sulla linea di porta che non arriva. Finisce così al Civitelle senza vincitori né vinti con la Vastese che rimanda l'appuntamento con la vittoria in attesa del derby di domenica prossima con il Castelnuovo. Prima di salutarci, una notizia che ci riporta purtroppo alla cronaca e agli incidenti stradali mortali nella nostra regione. C'è stato un incidente, uno scontro fra una moto e un camion. In mattinata è morto un poliziotto del commissariato di Lanciano, Raffaele Flocco, 58 anni. Il sovrintendente era alla guida della moto che ha sbandato ed è finita frontalmente sotto un camion Iveco che proveniva in senso opposto di marcia. L'incidente è avvenuto sul tratto rettilineo della provinciale 119 Sangritana in territorio di Torino di Sangro. Non si esclude che l'agente sia stato colto da un improvviso malore inutile. L'apporto e i soccorsi del 118, sul posto anche la stradale di Lanciano che indaga e gli uomini del commissariato Frentano, i mezzi chiaramente sono stati posti sotto sequestro a disposizione della Procura di Vasto che coordina l'indagine. Termina qui il TG6, il prossimo appuntamento è alle ore 19, io vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro una buona giornata.